Ciao a tutti, oggi ci troviamo a Peio, un paese di circa 500 abitanti in provincia di Trento e siamo in un posto molto molto particolare, pensate che ce ne sono solo 7 in Europa e ci troviamo nel Museo delle Streghe, appunto di Peio. Siamo qui con Vittorio Pirri, il Ciao, creatore Matteo. e l'ideatore di questo museo. Vittorio, sì. il museo nasce per la passione per l'archeologia. Dall'archeologia c'è la, la curiosità di capire come le tradizioni più antiche eh, si evolvono nel tempo. Quindi si approda all'etnografia. Dall'etnografia l'idea è stata quella di approfondire appunto quelle che sono state le tradizioni eh, nella magia e nella stragoneria popolare. Un ambito comunque che riguarda eh, le, il paganesimo, le religioni politeiste che come ben sappiamo nel tempo sono state piuttosto soffocate ed era appunto lo scopo del museo cercare di ricostruire le tradizioni, queste tradizioni del magico appunto che si inserivano e che hanno fatto da equilibrio e per molti aspetti anche hanno evoluto molte, molte comunità rurali. Vedo che è pieno zeppo di oggetti. Cioè... Spesso ci voglia anche discreto tempo per gestire sì, del genere. In effetti il tempo non era molto. La raccolta è venuta nell'arco di bene o male un 15-20 anni. 20 -20. Poi considerando che ogni oggetto richiede un certo studio. Certo. Studio anche spesso e volentieri di comparazione. Perché di tanti oggetti si era dimenticato l'uso lo scopo magico e pratico e quindi si è dovuto ricorrere a uno studio comparato fra diverse culture per cercare bene o male di ricostruire le antiche tradizioni certo. quindi c'è un lavoro sotto prima di mm. chiaramente poter esporre un oggetto bisogna appunto chiaramente studiare la storia esatto ah. mm, sì. ecco un'altra cosa importante eh, consideriamo in ogni caso che ogni oggetto non ha mai lo scopo prettamente magico mm. secondo eh... L'antica la, ideologia della magia, eh, ogni oggetto doveva avere sia scopo pratico e quindi assumeva scopo magico. Ah, ok. Ecco. Non è mai so, solo fine a se stesso. Okay. Mm, eh, Nell'ambito nell cattolico diciamo che eh, l'aspetto profano è sempre diviso da quello, da quello religioso. Qui no, è tutto uno. È tutto inserito. Sì, sì, si mescola. Si mescola. Certo. Certo, certo. No, è un posto molto molto particolare, veramente. Grazie, grazie. No, sei stato molto bravo ad allestirlo. Eh, insomma, 15-20 anni. <ride> sì, mh, non sono pochi, però quando c'è la passione ah. si riesce in tutto. Ascolta, tu hai, magari, qualche oggetto da, so, da mostrarci, così, cioè, qualche oggetto che sia di particolare rilievo? Sì, ecco. Mh, Abbiamo cercato di eh, riunire l'oggettistica bene o male in diverse sezioni. Okay. La prima sezione è appunto quella che riguarda eh, la magia nell'ambito dei neonati: da ah. quando nasci. Quindi è dal... tutto in una teca riguardo? Eh, sì, bene o male, tutto lì, anche se comunque amuleti, ad esempio, che erano usati in una maniera specifica per i neonati, li riscontriamo anche nell'ambito degli adulti, eh, anche se non proprio a difesa della in altri ambiti. Quindi, sai, è difficile catalogare tutto in maniera specifica in un solo ambito. Del resto questo è il mondo delle streghe e di conseguenza è piuttosto istrionico, vario. Mm. Tutto riguarda il bianco e il nero, il positivo e il negativo, eh, dimensione dei vivi e dimensione dei morti. Ecco, non dimentichiamo che la prerogativa di una strega, se non si capisce questo, non si capirà mai quello che è tutto il mondo ah. delle streghe. La prerogativa di una strega è quella di vivere a cavallo tra due mondi. Ah, okay. Questo è, il suo, è tutto il suo essere, tutto il suo scopo, tutto il suo credo. Vivere a cavallo tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Lei deve comunque comunicare tra questi due mondi, questo è il suo compito. Ecco, se non si capisce questo, non si arriverà mai a concepire quello che era il loro credo, il loro modo di agire, il loro modo di fare, i loro incantesimi. Domanda così, mm. dovendo definire una strega, chi, chi è una strega? Ecco, è da eliminare nella maniera più assoluta il termine strega per come veniva interpretata dall'Inquisizione o ah. comunque dalla Chiesa okay. perché si interpretava come strega eh, qualsiasi donna avesse comunque praticato eh, delle tradizioni che gli venivano tramandate da generazioni solamente perché andava contro l'ordine costituito sì. di un sistema che stava prendendo potere la Chiesa appunto e se parliamo di, eh, di strega, e io in questi sensi preferisco usare eh, il termine di donne sagge, mm. eh, intesa come donna sensibile verso determinati aspetti della vita, ecco, allora si può parlare benissimo in questo senso. Donne sensibili perché avevano comunque delle tradizioni che venivano tramandate da generazioni, ah, certo, certo, e. E di conseguenza ecco sarebbe più corretto parlare in questi termini di donne sagge, visto che ecco in linea di massima, sai, strega oggi interpretata... Sì, è visto male come... Com sì, concetto. non è visto bene. Eh, C'è stato un etnografo eh, su cui abbiamo fatto anche comparazione, parecchia comparazione per queste ricerche, che è Donato Bosca. Mm. Lui ha fatto la ricerca nell'ambito delle langue piemontesi. E spesso e volentieri lui ha avuto, ha avuto delle problematiche proprio per il motivo che definiva certe, certe donne streghe, la ritenevano un'offesa e c'era un problema per via di questo. Allora, sai, purtroppo la culturazione cattolica ha fatto, hanno fatto i suoi danni in tali, in tali termini. Questo non so se, se si può sentire, In ogni caso, questa è la realtà delle cose. Lì si richiamava invece Donne Sagge. Era molto più facile. Era già no? un'altra cosa. <ride> okay. Ascolta, ci vuoi mostrare qualcosa allora? Dai? Sì, partiamo mm, volentieri. Ci mostri qualcosa, dai. Okay. ok, va bene. Andiamo a vedere di qua allora. Qua siamo davanti alla tecca dei neonati, giusto? Sì, sì. la magia per quello che riguarda eh, il mondo del, dell'infanzia, okay. del, delle nascite. Delle nascite. Eh, era un ambito della magia eh, molto sentito, perché... Eh, fino almeno ai primi decenni del Novecento, naturalmente i bambini erano soggetti a mortalità piuttosto alta, mm. soprattutto in questi conte contesti sociali. E quindi spesso e volentieri eh, la morte di questi bambini o comunque la malattia eh, era causata, si pensava fosse causata dal malocchio, dalla magia, ah. dalla stregoneria, dall'invidia. E quindi, in tal senso, eh, le difese magiche non erano parecchie. Eh, si insisteva molto appunto sulla difesa del bambino, dalla magia nera e della stregoneria. Per quello che riguarda eh, le nascite, una cosa molto particolare mm. riguardava le credenze sul sacco amniotico. Ehm... Si pensava un, un rituale mh, importante nell'ambito della stregoneria e il sacrificio di bambini. Mm. In realtà, questa è una rielaborazione eh, cattolica dei preti: si voleva in realtà demonizzare un rituale per il quale si impediva a un nascituro di nascere, di nascere strega o mago. Mm. E come si faceva? cioè, quando i bambini nascevano con i piedi in avanti. Esatto. In questo caso veniva eh, svolto un, un, partic un particolare rituale, cioè il bambino veniva metaforicamente inspedato e a debita distanza dal fuoco venivano fatti un determinati giri sul fuoco. In questa maniera il, il piccolo è come se si purificasse. Mm. Da questa particolarità che l'avrebbe segnato nella vita, e certo. gli si impediva di diventare un mago, una strega. Oh, sì. Questa pratica eh, fu in seguito demonizzata dalla Chiesa e fu trasformata nel classico eh, banchetto eh, a scapito di neonati. No? Mm. Mm un rituale eh, a sfondo eh, cannibalesco, in realtà derivava da questa, no, da questa, questa tradizione sì. demonizzata cioè. in seguito. Ecco, eh, diverso è invece il discorso dell'utilizzo dei bambini defunti. Ah. Sembra che venissero utilizzati, il, il grasso dei bambini defunti venisse utilizzato per varie, per varie magie, per vari intrugli. No? E la credenza vuole che in seguito al, all'esserci cibati di questi bambini defunti, Essersi cibati allo scopo di farli rinascere, si raccogliessero le ossa, eh, si eh, radunassero le ossa del piccolo nella sua pelle e, eh, e si facevano dei rituali perché questo bambino rinascesse. Mm, ma non rinascesse in questa vita, ma in un'altra vita. E avviene questo: si pensava venisse questo particolare eh, incantesimo quando nascevi con la camicia. Quando, quando tu nascevi con la camicia significava eh, che praticamente eh, eri stato eh, mangiato in un sabba rituale. Praticamente. Questa è la credenza eh, per quello che riguarda la rinascita nell'ambito della stregoneria. C'è anche del macabro, proprio, eh! Queste sono le tradizioni mm, interessante. <ride> un oggetto particolare nell'ambito del magico per quello che riguarda i bambini, le nascite eh? Eh, lo abbiamo lo scontriamo in questa cuffietta mm. eh, questa cuffietta sembra che eh, appena fosse indossata al bambino il bambino si metteva a piangere ah. sembra che anche l'errore fosse dovuto alla madre la madre aveva fatto l'errore di appunto eh, metterlo ad asciugare all'esterno e l'avesse lasciato fuori di notte è una cosa che non va fatta perché le streghe hanno facile presa sugli indumenti dei bambini per fatturarli. Ah. Di conseguenza, la madre si è accorta di questo, l'ha portata dal parroco e l'ha fatto, eh, fatto benedire, nel vero <ride> senso, <la> parro <ride> okay. il parroco eh, gli ha, ha imposto sul, sulla cuffietta una croce a fuoco. Per colpire automaticamente la strega. La strega, per mandare la, la fattura maledizione, l'incantesimo, è costretta a lasciare sull'oggetto fatturato una parte di se stessa, sia che si tratta di una persona, sia di un oggetto. Quindi c'è uno, uno stretto collegamento tra, tra strega e, e oggetto che. E, esatto, okay. e, e, e la vittima. E in questo caso il parroco, eh, marchiando a fuoco la cuffietta, ha voluto marchiare a fuoco automaticamente okay. anche la, la strega. strega certo. Sembra che poi il bambino, una volta, eh, una volta effettuato questo trattamento magico cristiano, non abbia più pianto. Ecco, la madre perlomeno eh, raccontava questo. Sì. La cosa particolare della cuffietta è che all'inizio eh, era ben cucita. Eh. Sembra che col, col passare del tempo eh, i punti delle cuciture si aprano, ma da soli, senza che nessuno le tocchi e ah. senza sì. che. Eh, senza che apparentemente ci sia una motivazione ben precisa. È anche vero che nell'ambito del magico tutta, mh, ci sono ampi capitoli per quello che riguardano i nodi, le cuciture. Ah. Sembra che il, il nodo eh, impedisca l'azione. No? Ah. Infatti, nelle stube tirolesi eh, vengono appese delle trecce perché impediscono, eh, impediscono il maleficio, impediscono l'influsso negativo. Come vedremo dopo eh, di là. Mm. Ecco, in questo caso non sappiamo esattamente che flusso abbiamo avuto i nodi su questo quest oggetto. Fatto Però... sta che si sta scucendo <ride> da sola, non si capisce esattamente ah, eh, la motivazione e il perché. Bisognerebbe appunto farci magari delle foto giorno per giorno sì. e vedere, Sì, averlo saputo eh. che si cuciva, eh beh, sì, direi. <ride> Però questa è ah, una cosa curiosa. curiosissima ecco. veramente? Sì. Anche riscontriamo ad esempio a proposito delle, delle magie del nodo, eh, fino agli anni 1910, 20, 30, le cuciture degli abiti delle puerpere venivano scuciti perché eh, agevolavano il parto. Ah. Si racconta nelle leggende cristiane che eh, il, il vestito che indossava Gesù Cristo non avesse cuciture per facilitare la, la resurrezione, mm. ad esempio. C'è un'ampia casistica dei nodi nell'ambito del magico popolare. Mm, curiosa. Diciamo che la strega, per eh, accedere al, alla sua vittima, per regola di magia, eh, deve, deve risolvere degli indovinelli. Mm. Eh, un po' come in, in Bilbo Baggins, quando incontra Gollum, e che gli impone degli indovinelli per rientrare in possesso dell'anello, mm, okay, ecco. sì. ok. In quel caso erano degli indovinelli verbali, in questo caso sono indovinelli numerici. Mm. Ad esempio, quando riscontriamo, sul possono essere sulle cassapanche, sulle decorazioni dei letti, okay. questo simbolo. Questo qui, mm -hmm. ecco chiamato, chiamato anche il fiore della vita, mm. eh, la strega cosa deve fare? Deve praticamente prima di, porre, eh, prima di lanciare l'incantesimo, deve risolvere l'indovinello numerico. Quando si trova davanti a questo simbolo, lei deve indovinare con quanti cerchi è formato il disegno. Ah. E sembra che per lei eh, superare il numero 7 sia una cosa difficile, perlomeno in certe zone. Eh, in altre zone, proprio la, il conteggio del numero di cerchi per formare questa figura eh, gli è problematico, sembra comunque in ogni caso che trovi delle difficoltà, riscontri delle difficoltà in, in quello che riguarda il numerare. Di conseguenza cosa succede? Perde tempo automaticamente arriva l'alba e crescendo il sole le è costretta ah, a fuggire, Ah, certo. e quindi okay. si capiva subito. Ecco, e si evitava la fattura in questa maniera. La certo. stessa mh, difesa numerica, propo, ehm, in tal proposito, era riservata alle fasce dei neonati. Cioè, quando eh, la strega voleva eh, scagliare il suo maleficio verso il neonato, prima era costretta a risolvere in un indovinello numerico, in questo caso il conteggio di tutti i triangolini che formano il ricamo ed era fondamentalmente una cosa impossibile. Eh sì, e quindi doveva abbandonare la malsana idea. Cazzesco. Ad esempio, ehm, ecco lì c'è eh, illustrata quella che è la strega invidia. Mm. L'invidia eh, era, eh, si pensava, eh, fosse la, la peggior causa del, della mancanza di latte in una puerpera. Mm. L'abbondanza di latte in una madre era oggetto di invidia, dello sguardo invidioso. Okay? Quindi eh, lo sguardo invidioso portava appunto il malocchio, che eh, vuoi, consciamente o inconsciamente, portava la puerpera a perdere il latte. Mm. Ecco, a, questa, a, questa, a questo tipo di, di, di maleficio, appunto, presiedeva eh, quella strega mitica, che era appunto in, in, chiamata invidia. Ecco il greco, perché eh, anche al seno fatto così, asciutto, asciutto? Sì, una caratteristica. Eh, aveva due sorelle, Aletto e Tisifone, eh, che poi si evolsero in queste tre, in queste tre divinità, Clotola, che atropo, che comandavano comunque la vita, la vita di una persona. Nel momento in cui tu nascevi. Eh, loro comandavano eh, il momento della nascita, lo svolgersi mm. della vita e quanto doveva durare. Addirittura quanto? Sì, nel momento in cui eh, si decideva quando dovevi morire, lei tagliava il filo, Atropo, ah, e tu morire. Queste erano le credenze sì, per quello che certo, riguarda certo, certo, certo. Eh, la mitologia delle streghe. Di particolare c'è anche eh, quel, quell'ex voto, di solito sì. quelle formine lì venivano utilizzate per, eh, come ex voto, come ringraziamento di una grazia ricevuta verso i santi, verso, verso le divinità. Ma quella in particolare sembra eh, sia stata oggetto di un, um, di un rituale magico, mm. secondo il quale, che poi è un rituale magico diffuso a livello globale, perché lo ritroviamo sia a Trento come tra i, tra i Maya, tra gli ah, antichi okay, Maya. Okay. Eh, Praticamente le streghe riuscivano a trasferire il dolore di una persona eh, in, in un'altra persona o verso un altro oggetto. Addirittura eh, nei, nelle nei redatti inquisitori del XVII secolo, alcune streghe della Valdinò furono appunto accusate mm. eh, perché osavano trasferire il dolore delle partorienti sui mariti, e questo era tabù grandissimo. Oh. Ed era uno dei motivi per cui alcune di queste donne vennero eh, condannate a rogo. Ecco. In questo caso, la strega sembra trasferire eh, il dolore di questo bambino su quell'oggetto. Mm. I racconti vogliono che addirittura si sentiva piangere questa, questa formina nella notte. La formina? Che sì, ah, e sì, sembra che eh, si sentisse piangere, tanto è vero che eh, i genitori, che se, sembra fosse posta lungo delle scale, delle scale di un'abitazione, ah e i genitori le prime volte pensassero fosse forse il bambino che dormiva al piano ah, di sopra. Esatto, la camera da letto proprio. Ah. Nel momento in cui eh, la madre andava a verificare notava che il bambino eh, stava dormendo. Tornando nella camera addirittura il padre eh, affermava che mentre la madre era sopra il pianto era sentito. stato sentito ancora. Sì. Ecco e pian piano, con l'intervento di un parroco, si riuscì a identificare l'oggetto, venne benedetto e, eh, e sembra che adesso stia tranquillo. Ma... Però ecco, mh, nelle testimonianze etnografiche si riscontra spesso questo tipo di incantesimo: cioè, eh, eh, sentono, si sente il pianto di un bambino, eh, i passanti entrano e notano che invece il bambino è tranquillissimo. Ecco, certo. questa, questa fenomenologia si riscontra nelle, nelle testimonianze popolari, questo tipo di incantesimo. Al proposito di tradizioni magiche mm. che riscontriamo tra varie culture eh, in tutto il mondo. Una, un aspetto molto simile tra, ad esempio, la cultura delle streghe europee e quella africana sta nel fatto che ambedue trovano essenziale eh, vivere a cavallo tra il mondo dei vivi e quello dei morti, okay. ah. di conseguenza. Mm, abbiamo eh, diverse statue che rappresentano gli spiriti defunti, dei propri defunti, dei propri cari, un modo per farli sentire più vicini alla comunità e alle famiglie. Continuano a vivere in questi fetici certo. che accolgono eh, il suo spirito. Altri, altre sculture di questo tipo invece sono atte ad imprigionare lo spirito, imprigionare lo spirito allo scopo di esaudire i, i desideri, le necessità de, del clan. In questo caso, ad esempio, abbiamo questa statuina che è molto particolare. Eh, rappresenta un demone Dogon. Sono demoni molto antichi di tradizione e di conseguenza loro, essendo molto antichi, eh, erano ermafroditi. Mm. Racchiudevano in loro sia l'aspetto femminile che maschile. Infatti, questo, questo esempio notiamo che lui è un maschio, ha la barbetta, le corna, ma sta partorendo mm. un suo simile questa statuina era stata creata per intrappolare questo demone che sembrava che rendesse i parti difficoltosi lo sciamano ha rinchiuso in questa statuina questo demone e l'ha fermato con gli anelli ha fermato sia il nascituro sia il demone se stesso sempre con questi anelli di ferro perché l'anello cioè, ferma, ah, come se ferma blocca, ah. non riesce a far passare la negatività ah, ok di contro abbiamo, ad esempio, però anche in altre culture, eh, il passaggio delle streghe prima di volare sì. fuori dal camino. Ecco, sembra che una delle loro regole in ambito eh, cimbro germanico fosse quella che dovessero passare tre volte dagli anelli del, della catena del camino che teneva la pentola. Ah. È probabile che questa cosa sia dovuta al fatto che loro non pensavano ancora di fare un qualcosa di male e di essere spiriti negativi, quindi si davano la possibilità di passare, la regola di passare attraverso questi anelli, mm, bisognerebbe studiare la cosa attraverso le varie regionalizzazioni e sì. attraverso il tempo e lo spazio, sì, sì, certo. andrebbero approfondite queste particolarità. Eh, ecco qui abbiamo un esempio di culto dei defunti, abbiamo un cesto che eh, accoglie le ossa del proprio defunto. E le energie di queste ossa risalgono nella statuina, quindi lui è il mio avo, è il mio parente. Eh, e avevano un colloquio vero e proprio con queste statuine. Sembra favorissero la veggenza mm. nei, nei, nei novizi, negli, nei nuovi adepti allo sciamanesimo. Parlavamo prima al proposito di imprigionare gli spiriti. Sì. Oh, un, un reperto che è proprio eh, specifico in tal senso, è questo, mh, questa bambolina, presenta due chiodi di legno, uh -huh. una conficcata nel cuore e l'altra nella testa, appunto per eh, colpire il, mh, la volontà uh -huh. della vittima. Questo incantesimo venne fatto con l'aiuto di uno spirito. Lo spirito si, eh, è stato attirato nella bottiglia grazie a una sostanza mielosa e profumata che c'è all'interno. Lo spirito è stato attirato all'interno della bottiglia, è stato imprigionato. Lo spirito, in tal caso, veniva liberato eh, solo ed esclusivamente se esaudiva il volere dello sciamano. Ci sono anche dei fetici molto particolari eh, che sono ad uso comunitario e, come vedete, sono molto alti, eh, in rapporto ad altri piccolini, mm. eh, pieni di chiodi. Lo spirito, in questo, in questo caso, è racchiuso nella, nella testa che è in Ebano, al, alla differenza di tutto il resto del corpo. Mm. Eh, la sostanza magica che racchiude lo spirito è posta dietro gli occhi, eh, che sono composti da due specchietti. Due specchietti perché? Perché lo specchio fa vedere nel mondo del, degli spiriti. Ecco, eh, questi spiriti eh, avevano la, la capacità di perseguire, di inseguire i coloro che si erano resi colpevoli di qualche magia, di qualche stregoneria di qualche ingiustizia. Eh, colui che si sentiva offeso andava presso questo spirito, conficcava il chiodo, mm. di modo che obbligava in un certo senso lo spirito di Vilachiuso a rendergli giustizia. Lo spirito partiva in missione e andava a caccia di colui che si era reso colpevole di qualche ingiustizia. Sì, sono chiodi e gli altri pezzi sono? Eh, sono delle accette, ecco, oh. sì, anche se strane, considera che in contesti popolari non ricchi il metallo è prezioso, quindi si usava un qualsiasi pezzo di ferro per in essere utilizzato. Cos'andere che, che fosse di che, metallo? Esatto, okay, tagliente, certo. e, e quindi quelli venivano anche usati come piccole accette. Uh -huh. Ecco, la parte ombelicale, eh, sul, sull'addome, è liscia perché l'oggetto veniva anche usato... Mh, a scopo divinatorio. Lo sciamano andava su quella parte liscia, gli strofinava dei legnetti e contemporaneamente poneva delle domande. <ride> Nel momento in cui il legnetto si bloccava da solo, lo spirito dava la risposta. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, perché poi, oltretutto, non ci sono neanche né chiodi né, né accetti. No, no, è lasciato lì. pulito. Proprio lasciato pulito. Sì, proprio... sì, sì, perché il bastoncino doveva scivolare sopra, no? Quindi eh, in base alla domanda della divinazione lo sciamano proponeva diverse risposte, ah. continuando a eh, passare questo bastoncino okay. in quello piccolo spazio. Nel momento in cui il bastoncino si fermava da solo, quella L è la era la risposta, risposta giusta, eh, ah. data dalla, dallo spirito che era all'interno della statua. Un altro aspetto importante, lo spirito aveva bisogno anche di offerte o comunque in altri casi di venire vivificato. In questo caso si eh, sacrificavano dei polli. Ah. delle galline e ne vediamo ancora le tracce del sangue sulla parte superiore del petto o sulla parte inferiore, vediamo ancora delle, delle, sangue, delle macchie. Sì, di ci sangue. sono delle macchie, infatti. Esatto, ne restano le tracce. Ah. Perché l'oggetto comunque va vivificato col sangue. Un altro ecco, concetto eh, del magico eh, che si diffonde pressoché globalmente è eh, la maschera eh, mm. del diavolo, del demone, usata a scopo potropaico, cioè nel senso potropaico che tiene distante il mare. Mm. È come è, è una magia simpatetica, il male che tiene distante il mare. Mm. Uno di questi esempi eh, lo abbiamo in questo demone, che si chiama Maakala, è un demone tipico del Tibet, ed è uno degli otto demoni convertiti per combattere le creature del male a difesa degli uomini. Mm. E eh, ha la proprietà di dileguare la confusione, il dubbio, l'ignoranza, e quindi protegge in tal senso l'umanità. Tre Tra occhi? Sì, quello sulla fronte è l'occhio de, della veggenza. I teschi sopra, i cinque teschi, raffigurano i cinque tormenti, ad esempio, eh, che sono l'afflizione, il dolore, l'angoscia, il tormento, la preoccupazione terrena. Lui cerca di fare di tutto per agevolare la vita degli uomini. Lo stesso concetto africano del preservare le ossa dei propri defunti, sì. dei propri cari, per averli comunque vicini, per sì. comunicare eh, con loro, lo ritroviamo in una tradizione in Alto Adige, ossia quella di eh, preservare, di continuare a mh, tenere nella propria casa i crani dei propri defunti. Mm. Questi crani in Alto Adige venivano decorati. Mm. Eh, decorati con dei fiori, una decorazione molto accurata. Eh, col tempo, però, eh, l'educazione cattolica proibì questa pratica e fece in modo di sostituire i crani originali con quelli di cera, ah, infatti, perché infatti si vede che non è, cioè non è osso. No, 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 no. Ah. questa, questa è, è cera. Vuoi c'era consacrata delle candele della Chiesa, quindi c'era sacra. Però eh, la gente, le persone non, non ritrovavano il culto di prima, perché non c'era niente del proprio defunto. Quindi, cosa esatto. hanno iniziato a fare? Ah. Hanno iniziato a prendere dei frammenti ossei dei propri defunti, dei defunti e inserirli nella cera con cui avrebbero costruito il cranio, così ricominciava ad avere importanza certo. anche, ad avere importanza anche questi piccoli manufatti. Rievocavano in ogni caso, in qualche maniera, il proprio, il proprio avo. Il Poi proprio comunque l'obiettivo era. Tenerlo lì, sì, cioè, che, che, propria casa. Sì, che lo, lo spirito caro restasse nella casa, a proteggere la casa, a proteggere la, la famiglia. Ecco, questo era il concetto. Come vedi, tradizioni eh, molto simili a, a distanza a distanze notevoli, Africa ad esempio, Tirolo, a, di, a, distanza, a differenza di mh, ambiti culturali, però certo. ma si mantengono. Però la, esatto, il concetto, è, il concetto, è, lo concetto è lo stesso. Il concetto è lo Bello. stesso. Una... Pratica particolare per quello che riguarda la stregoneria eh, riguarda queste bambole queste bambole eh, è molto simpatica eh. sì sì ha un aspetto gradevole è sul letto da mettere lì, <ride> lì la... eh, eh, rassicurante <ride> ah, è, questa è una pratica oltretutto che è stata registrata anche da donato bosca nell'area di alba nel mm. torinese ma viene praticata bene o male è stata registrata in tutta italia in pratica è il la strega effettua un transfert mm -hmm. del proprio volere in questi fetici, mm. nella bambola in tal caso. Automaticamente cosa accade? Che lei eh, riceve, eh, riceve eh, gli insegnamenti, gli ordini, eh, chi colpire dalla bambola. Mm. Questi, questi transfert psicologici a lungo termine però si sì, sono rilevati piuttosto pericolosi perché rischiano di creare delle psicosi. E quindi mh, andrebbero, andrebbero fatti con un certo criterio, andrebbero fatti con un certo limite, soprattutto. I capelli delle bambole hanno un, um, un ruolo molto importante nella stregoneria, come per i capelli delle streghe in se stessi nei okay. capelli, eh, la strega mh, ha il, tutto il suo potere. Ah. E tanto è vero che ad esempio riscontriamo in Val di Genova eh, c'era la, la leggenda che le streghe andassero a lavarsi i capelli nelle pozzanghere d'acqua mm -hmm. perché la pozzanghere d'acqua faceva da specchio e mm. lo specchio rappresentava il mondo opposto, l'altro mondo, il certo. mondo dei morti, perché è alla rovescia, è all'opposto. Sì, esatto. Quindi, cosa succedeva? Che loro lavandosi i, i capelli davano forza ai defunti. Ah. Mm? Eh, usavano anche un altro sistema per dare forza ai defunti, che col tempo, però, è stato interpretato male, perché è, entra è una pratica che è entrata in possesso dei satanisti. I satanisti non hanno cultura del magico ah. o comunque de della cultura magica originale, quindi deformano e questa pratica consisteva nel capovolgere il crocifisso. Mm. Ad okay. esempio. E per i satanisti, eh, appunto ripeto, praticando eh, stregoneria deviata è un'offesa. Al dio invece, le streghe, eh, se rovesciavano il crocifisso, era per farlo per renderlo visibile nell'altro mondo nel mondo rovescio ah, nel mondo opposto, da giù. quindi lo rovesciavano per certo. dare forza e speranza al mondo dei defunti questa pratica perché, poi. Ma perché è per un punto di vista, cioè era sì, contrario loro punto. esatto, lo facciamo vedere dal punto di vista dell'altro mondo esatto. del defunto certo, certo, del certo. mondo rovescio. E quindi loro davano speranza, in tal senso. Poi questa pratica è stata deviata dall'ignoranza. Sì, cioè il concetto del, del rovescio, però sì, c'è, infatti. Sì, però sì. visto su due... Su due eh, bisogna due comunicare di... comunque. Sì. Devi avere questo transfer di altruismo verso il mondo dei defunti. Abbiamo qui un, un Gesù bambino che proviene da Bressanone. Come vediamo ha gli occhi contornati di bianco perché lui, pregandolo, aveva la capacità di scacciare il malocchio con l'occhio benevolo. La pratica di dipingersi gli occhi di bianco la riscontriamo anche tra gli stregoni africani, allo stesso scopo appunto, a quello di scacciare eh, la negatività, l'occhio malevolo, il malocchio. Di tanto dicevi del discorso che avevamo eh, detto all'inizio, che nessun oggetto qui dentro è stato eh, creato con un solo... cioè non è fine a se stesso, non è mai fine a se stesso nell'ambito del magico deve sempre avere uno scopo magico ed uno scopo pratico. Eh, L'esempio è qua, giusto dicevi? L'esempio lo abbiamo in, in queste coppelle, queste le coppelline sulle soglie, okay. eh, servivano per eh, porci dentro il sale. Noi prima abbiamo accennato al fatto che le streghe per eh, poter accedere al maleficio dovevano però risolvere degli indovinelli. Sì, sì. Eh, ecco, questo è un altro degli indovinelli numerici che, eh, a cui accennavo mm. prima. In questo caso la strega doveva... Eh, doveva contare tutti, sì, impossibile, tutti i grani di sale che c'erano nella copellina se non riusciva a contarli non poteva accedere alla stalla o all'abitazione per porre il suo maleficio solo che a ora che, eh, che li contava, contava veniva mattina, sorgeva il sole e lei Ed era costretta scappare. a scappare. Certo, certo. Contemporaneamente qual è però l'aspetto pratico? L'aspetto pratico era che eh, la mattina gli animali, le mucche o le capre, uscendo, avevano la loro dose giornaliera di sale. <ride> ecco questo era l'aspetto eh, magico e pratico, pratico eh, certo. eh, tipico di queste, culture, di queste culture montanare popolari. Una curiosità. Più che altro, eh, tutto quello che abbiamo detto finora riguardo alle streghe, sì. eh, ai rituali, mm -hmm. ai poteri, eccetera, cioè, mh, si trova anche adesso, cioè, mh, è possibile trovare ancora qualche traccia di queste... Se abbiamo un riscontro ancora sì, sul territorio? Eh. Ma guarda, delle tradizioni originarie è molto difficile. Diciamo che l'ultima generazione che ha conosciuto quello che era eh, la vera e propria magia, estregoniera culturale, eh, lo riscontriamo negli anni, intorno agli anni 20-30 del Novecento. Ah, ok. Mm, Andare oltre quel periodo è difficile. Mm. Eh, infatti, un aspetto molto importante eh, per la mentalità, per la cultura delle streghe, era appunto quello di tramandare il loro sapere. Certo. certo. Il tramandare il loro sapere nel loro linguaggio veniva espresso nel eh, ti lascio, il mestolo", il, mestolo. Più, sì, ti lascio ah. il mestolo verso le streghe più sì, ti lascio il mestolo verso le streghe più giovani, proprio perché il mestolo, i cucchiaini rappresentavano eh, tutti i dosaggi. Eh, ah. che loro avevano eh, imparato da generazioni e generazioni precedenti certo. perché loro naturalmente non avevano i, le unità di misura come grammi e togrammi andavano tutto a dosaggi coi cucchiai, coi cucchiaini tutt'oggi le donne anziane quando devono somministrarti qualcosa ti dicono guarda prendi mezzo cucchiaino, sì, una punta vero. di cucchiaino sì. un cu Ecco, quindi queste cose, eh, questi dosaggi in erboristeria, soprattutto, eh, si basavano sulla quantità di un cucchiaino specifico, ah. nel momento in cui eh, tu eh, non avevi più quel cucchiaino, tutte le conoscenze empiriche che avevi andavano perdute perché tutto era basato, tutte le quantità erano tutto basate in esperienza. base a quel, a quel mestolo a quel cucchiaino specifico. Però tutto, tutto era misurato dall'esperienza. Dall'esperienza, era tutta una conoscenza empirica. Certo. Di conseguenza cosa succedeva? Succedeva che eh, se una di queste donne sagge riusciva a trovare una, una sua adepta a cui lasciare tutti i suoi saperi, lasciava il cucchiaino, il cucchiaio, il mestolo. Il mestolo. Nel momento in cui questo era impossibile, eh, per evitare che eh, altri si impossessassero del suo sapere, lei consciamente, in maniera eh, rituale, sì. trattava, eh, picchettava il cucchiaino da sotto. Ah, lo rovinava? Lo rovinava in modo che eh, fosse reso inservibile. Perché eh, sfalsava spalsava la, la misura, il cioè, dosaggio veniva sfalsato la, totalmente. Certo, certo. Eh, Ecco, è una pratica che riscontriamo eh, fino a fine Ottocento. ne abbiamo qui eh, due reperti, uno mm. che proviene da Parma e l'altro proprio dalla Val di Peio. Ma era una tradizione che si tramandava fin dall'epoca dell'età del ferro. Noi, notiamo nella cultura vichinga, riscontriamo dei cucchiaini anche se sì picchettati da, da sotto, proprio per rendere inservibile quella fondamentale unità di misura. Quindi, sì, come dire, sto costruendo il, il, il filo che finora abbiamo, abbiamo costruito praticamente. Sì. Cioè, abbiamo, abbiamo, siamo partiti con la, la descrizione delle streghe, siamo passati... A, ai test che subivano, nel discorso degli indovinelli, sì. dei triangoli, del granelli del sale, esatto, alle loro alla chiusura, perché con il esatto. l'ho rovinato si chiudeva, si, lì. Si chiudeva eh, una generazione di strega. Certo. In quel momento aveva termine, si era estinta, era chiusa. Fantastico. Dunque, Vittorio, che dire, siamo arrivati alla fine di questo meraviglioso aggiungo, viaggio nell'etnografia della magia e della stregoneria popolare, sì. che dire. Io penso di dirti veramente grazie di questa meravigliosa meraviglia. Ma grazie esperienza. a voi, è stata un'esperienza meravigliosa anche per me. Spero di rivedervi presto, anche perché in questo ambito il territorio ha ancora molto da, da scoprire, da offrire e, e arrivederci grazie di tutto. Tanto comunque prima o poi passiamo, tanto siamo qua dietro, quindi cioè, i problemi ci sono. Nessun problema. Vittorio, che dire? Allora, a nome di tutto il gruppo io ti ringrazio veramente tanto. A voi. E... Vorrei che la volta. Ok, Volentieri. grazie. Ciao.